Sono Stefano Carsen, vi do il benvenuto a tutti gli amici del Circo dei Lettori a Storie Americane. Oggi presentiamo Jimenez, o Jimenez, che dir si voglia, lo scopriremo insieme a loro. È una casa editrice che potremmo quasi definire neonata, comunque sia molto giovane, molto giovane. Insieme a noi ci sono Michela Carpi e Gianluca Testani, che sono ovviamente i fondatori della casa editrice, e sono ovviamente qui insieme a noi a parlare della loro casa editrice. Buongiorno Michela, buongiorno Gianluca. Ciao Stefano, Ciao, piacere. ciao, Eccoci qua. piacere. Molto piacere di incontrarvi e di conoscervi. Come dicevo nella breve introduzione, Jimenez o Jimenez, come si dice? Jimenez, guarda, italianizzano il più possibile, anche perché viene da un film che abbiamo visto forse una decina di volte, e nel film è pronunciato quasi Jimenez, cioè appena appena quella sfumatura della J iniziale, anche perché il doppiatore di questo film deve rifare un po' l'accento del tipico clandestino messicano che vive in Texas e quindi cerca di parlare inglese, poi riportandolo in italiano conserva questa J un po' aspirata alla messicana. Però Insomma, Jimenez. Jimenez va benissimo, perfetto. Diciamo, il primo dubbio che volevamo smarcare, anche perché in realtà poi sul vostro lavoro dubbi ce ne sono pochi, ma ci sono molte curiosità e le andremo a vedere. Voi ovviamente avete, prima di aver fondato Jimenez, avete in realtà una grande esperienza all'interno del mondo dell'editoria. Come mai questa idea di fondare una nuova casa editrice nel 2018? In questo panorama, in cui si dice effettivamente esserci vari problemi per l'editoria, insomma, esserci difficoltà anche per far leggere, per farsi e per arrivare al grande pubblico. Ma guarda, noi lavoravamo sì, felicemente e con grande soddisfazione con altre case editrici, sia come editor, traduttori e Gianluca anche si occupava insomma, di una collana, anzi di un'intera casa editrice con cui ho lavorato fino a poco tempo fa e abbiamo sempre amato tantissimo questo lavoro, sempre questo abbiamo fatto e avremmo voluto continuare a farlo. E nelle nostre attività di ricerca, anche di testi per altri editori, eccetera, ci eravamo innamorati di un libro, anzi di un autore, Willy Plautin, che era stato già pubblicato in Italia da Editore Fazzi, e anche un volume da Mondadori, e poi i libri erano un po' scomparsi, sapevamo che era scritto dell'altro, lui è anche musicista, abbiamo affrontato lunghi viaggi nelle brughiere inglesi per andare a sentire i suoi concerti quando veniva qui in Europa dall'America. Era veramente una nostra grandissima passione, grande scrittore, grande artista. E stavamo spingendo per far tradurre anche in Italia questi titoli, quindi li volevamo proporre. E ad altri editori eravamo in attesa di risposte per poterli poi tradurre. E quando abbiamo iniziato a ragionare sui suoi libri e a leggerli in inglese, pian piano si sono affiancati ai libri di Willy Plautin una serie di altri romanzi scritti da autori a lui affini. Per sensibilità, per scrittura, per stile generale, diciamo, per lo più americani. E pian piano si è creato non solo una sorta di catena che ha delineato un vero e proprio piano editoriale. All'inizio potesse una collana di narrativa, a questo si sono aggiunti libri di musica, anche relativi al cinema, perché appunto ci sono tante connessioni anche con il cinema nella nostra casa editrice. E quindi quello che all'inizio doveva essere soltanto un libro per la propria introduzione è diventato il progetto di una casa editrice. E è arrivato il giorno in cui ci siamo guardati negli occhi e abbiamo detto: ma facciamola noi questa casa editrice che ancora non esiste. Perfetto, beh, quindi diciamo partiamo da una grande passione, anzi da tante grandi passioni, ma soprattutto una grande passione per Willy Plautin, che è questo autore, questo musicista che voi insomma insieme amate tanto, e quindi avete deciso di, tra virgolette, sponsorizzare in realtà, di editare e di portare al pubblico italiano, secondo me facendo un ottimo lavoro. Sicuramente i suoi lavori sono molto interessanti. Lui stesso è un personaggio interessante. Ce lo volete raccontare, visto che lo conoscete così bene, a grandi linee? Io personalmente l'ho conosciuto proprio quando uscì Motel Life, il suo primo romanzo. Io facevo un altro mestiere,
facevo il giornalista, andai ad intervistarlo a Milano per Modern Life, che uscì una dozzina d'anni fa circa, per farsi. 2006, versione originale, per farsi, mi sembra che fosse. Sì, credo 2006, versione originale, sì. No. E, io ero già un grande fan dei Richmond Fontaine, che era una sua band. In quell'occasione lui suonò in duo al Magnolia a Milano e poi feci con lui un'intervista nei camerini del Magnolia in cui parlavamo moltissimo di Cormac McCarthy, di Carver, cioè molto di letteratura altrui e di musica altrui piuttosto che della musica di Richmond Fontaine o della scrittura di Willy. Perché poi tra l'altro siamo praticamente coetanei, cioè immediatamente ho sentito questa affinità di sguardo sulle cose, sul mondo ovviamente, ma sulla letteratura, sul cinema, sull'interconnessione in queste forme espressive, se non vogliamo chiamarle arti, perché lo siano. E poi dopo aver letto Motel Life, io credo, insomma, Michele al tempo nemmeno ci conoscevamo, però anche lei, Lessa al tempo, Motel Life, credemmo di aver trovato una nuova voce della letteratura americana. Sicuramente in debito con tanti modelli, lui stesso lo dice, però molto originale per tono, per sfumature. Non è molto semplice poi da spiegare. Poi noi adesso siamo qui come editori, no? Non siamo critici letterari, quindi non vogliamo sostituirci ai critici letterari, quelli che interpretano gli altri, noi li pubblichiamo. Però sentivamo che c'era qualcosa, insomma, che poteva unirci come sguardo sul mondo a Willy Plautin. Poi abbiamo letto anche Verso Nord, che fu pubblicato da una piccola casa editrice di Pescara, che si chiama Quarto. Un libro i cui diritti sono scaduti, quindi faremo anche questo nel prossimo anno, forse tra un anno e mezzo. Poi abbiamo letto anche Lean on Pete, che è diventato in italiano la ballata di Charlie Thompson. E poi ci è capitato tra le mani The Free, in versione originale in inglese. E quando andammo nelle brughiere inglesi, come raccontava Michela, portammo con noi la copia di The Free da farci autografare da lui, e rincontrandolo abbiamo ritrovato la stessa persona appassionata, pulita, pura, un uomo molto mite nell'eloquio, ma anche molto appassionato, anche molto convinto delle cose che fa. La cosa che un po' ci è dispiaciuta forse all'inizio, che veniva sempre presentato come un musicista presentato alla letteratura. In realtà lui stesso l'ha detto più volte, è il contrario, cioè lui ha iniziato prima a scrivere storie e poi a scrivere canzoni. Tant'è vero che chi conosce Richmond Fontaine sa benissimo che ogni canzone di Richmond Fontaine è un capitolo di un romanzo. Se ascoltate Don't Skip Out on Me, questo lo dico insomma, per chi ha letto Io sarò qualcuno, se ascoltate Don't Skip Out on Me, la canzone, che poi è anche il titolo originale del libro, dentro ci sono i personaggi, le strade, i nomi delle città, persino le azioni, cioè l'autobus che parte da Tonopah, era tutto già dentro quella canzone, che poi è diventato un romanzo con lo stesso titolo. E quindi sì, adesso che abbiamo più di 20 titoli in catalogo, sono tutti figli nostri, non esistono figli e figliastri, però Willy è un po' il nostro fratello. Poi nel frattempo siamo diventati amici, continuiamo a sentirci, lui dal suo ranch in Oregon e noi dal centro Italia, insomma. Beh, tra l'altro mi hai citato Io sarò qualcuno, appunto Don't Skip Out of Me, lui è nato in Nevada, il protagonista del libro parte dal Nevada, perché appunto, tra l'altro, sfruttando già dall'inizio un tema molto caro, credo, a Plautin, che è quello della partenza, del viaggio, non tanto alla scoperta, ma alle volte è un viaggio
per sfuggire, no? A una realtà, per sfuggire a una paura, per sfuggire a qualcosa che non senti più come tuo, e per andare verso qualcosa che non sai onestamente di indefinito. Succede questo in Modern Life, forse, succede sicuramente in Don't Skip Out of Me. Questo tema del viaggio, che non è appunto il classico tema alla Bruce Chatwin, perché sicuramente sono motivazioni difformi, è legato forse anche al vostro viaggio di cui mi raccontavi prima, per andare anche a conoscere Willy. È qualcosa che secondo voi è presente in tutta la sua opera e appassiona più del lato umano, o è in realtà si interseca per creare proprio esso stesso un personaggio? Intervengo io perché impongo un passo indietro alla conversazione. Va benissimo. No, perché questo discorso del viaggio, un po' questo di mettersi in viaggio per attraversare una frontiera, che è quella sia fisica tra uno Stato e l'altro negli Stati Uniti, ma anche tra gli Stati Uniti e altre nazioni, come per esempio il Messico. Questo valicare le frontiere reali e simboliche, anche come dici tu, per mettersi alla prova, per abbandonare qualcosa che non soddisfa più, è qualcosa che non solo accomuna i romanzi scritti da Willy Loughton, accomuna anche gli altri autori, molti degli altri autori che noi abbiamo scelto, ed è anche qualcosa di profondamente fondante per la nostra casa editrice. Accennava prima Gianluca al nome da cui, al film da cui poi prende il nome Jiménez. In questo film, che si chiama Le Tre Sepolture, il film di Tommy Lee Jones, questo è il 2005, però questo non sbaglio, il nome Jiménez appare quando un immigrato messicano racconta a un poliziotto di frontiera il posto da cui viene, e gli dice di venire da questo luogo in Messico, Jiménez, meraviglioso, incantevole. Gli fa vedere una foto in cui c'è lui con la sua famiglia, le colline dietro e il fiume che attraversa queste terre, e gli dice: ti giuro che se andrai a Jiménez ti si spalancherà il corazon, il cuore ti si spalancherà. E quando questo messicano viene ucciso da un altro poliziotto, il protagonista, che è Tommy Lee Jones, prende il poliziotto assassino e il cadavere del messicano per riportare il corpo di questo suo amico fino in Messico. E il cuore del romanzo è questo attraversare la frontiera, che è molto diverso tra gli Stati Uniti e il Messico, ma anche attraversare la frontiera dei pregiudizi, delle ostilità, della cattiveria a priori di alcuni personaggi. Questo attraversare la frontiera è molto diverso da come può essere inteso nel senso più americano del termine, cioè di attraversare la frontiera come luogo di conquista. Al contrario, invece, è un luogo di riscoperta di cosa c'è dall'altra parte, quindi riscoperta di se stessi, di valori diversi da quelli in cui si pensava di credere, no? Quindi è proprio un'apertura verso mondi nuovi, e quando ci si trova in questi mondi nuovi, stranamente ci si trova a casa. Ecco, per noi Jiménez rappresentava il luogo in cui sentirsi a casa, non per noi stessi, ovviamente, o non soltanto per noi, ma per gli autori che abbiamo raccolto, perché sono tutti affini tra di loro, sono molto affini tra di loro i personaggi delle storie che vengono raccontate, quindi ogni tanto ce li immaginiamo a cena insieme, cosa si direbbero i protagonisti di un romanzo se si trovassero a incontrare gli altri. E è il luogo in cui i desideri possono prendere forma, ecco. E quindi per noi questa idea del viaggio verso di attraversamento di frontiere e di mettersi in discussione è fondamentale, diciamo. E per pienamente torna nei romanzi di Willy. Sì, volevo aggiungere una cosa a proposito di questo spostarsi continuamente, no? Che è uno dei tratti caratteristici dei libri di Willy Loughton. C'è un disco dei Richmond Fontaine che si chiama 13 Cities, e sono le 13 città dove lui ha vissuto prima di fermarsi un po'. Hai detto bene tu, prima è nato a Reno, in Nevada, che insomma è una città abbastanza simile a Las Vegas, una città di finto bailame, no? Cioè di casino, eccetera. Se non ricordo male, ne narrano anche i Rem in una canzone abbastanza. Sì,
Sì. C'è anche un Johnny Cash, I Shot a Man in Reno, Just Watch. Esattamente. È insomma, una città come dire, topica per un certo immaginario, non tanto western, quanto un attimo prima di arrivare proprio all'ovest, se avete presente dove si trova il Nevada. Però questo fatto delle 13 città per Willy Vladimir era piuttosto centrale. Hai citato Chatwin dicendo che è sicuramente diverso l'afflato che muoveva Chatwin, che era più un esploratore. Però quell'anatomia dell'irrequietezza è quella che spingeva Willy Vlautin, l'uomo ma anche lo scrittore, a spostarsi da città a città, perché quotidianamente viveva non nella convinzione ma nel dubbio, nel sospetto che nella città poco più in là si stesse meglio, e quindi non si fermava mai più di tanto in una città perché si sentiva inadeguato, irrealizzato, e allora andava a provare la vita in una città che si trovava dietro l'angolo. E poi, a forza di spostarsi di città in città, dopo 13 città, si è ritrovato a vivere nell'Oregon, dove vive adesso, nei pressi di Portland, che è ben più a nord-ovest rispetto a Reno Nevada. E questo non gliel'abbiamo detto, forse non glielo diremo, ma siamo convinti che se adesso ha messo radice, perché ha trovato l'amore, perché soltanto l'amore. Ha trovato probabilmente ciò che gli mancava, ciò che in effetti non riusciva a trovare nelle altre 13 città, che poi in realtà è vero, insomma, il nomadismo dei personaggi, ma anche delle persone di carne e ossa, spesso e volentieri è dettato nell'irrequietezza, è dettato al fatto, appunto, come dicevi tu, mi sposto per trovare qualcosa di meglio, di più bello, che mi piace di più. In realtà poi quello, il luogo che bisogna trovare più adeguato è dentro noi stessi, e normalmente non lo troviamo mai nel posto in cui crediamo. Sempre parlando di Willy, poi magari passiamo anche agli altri autori, ma appunto Willy è sicuramente un personaggio, uno scrittore, un musicista che appassiona molto. Tra l'altro credo che nei Richmond Fontaine suonasse un genere country, e adesso insomma non si sia discostato più di tanto, insomma un country melodico, se non sbaglio. Ho ascoltato qualcosa di loro e confesso che prima di conoscerlo come anch'io come scrittore non lo conoscevo come musicista, lo sto apprezzando invece in entrambi i lati. Ecco, lui parte, ecco, questo grandissimo libro, che poi è un libro acclamato da parecchia critica americana e non solo, che è Modern Life, su cui è stato fatto anche poi un film, una storia appunto di due fratelli, insomma, diciamo a grandi linee qual è la storia. Sono due fratelli che tra l'altro anche dotati, hanno entrambi due grandi doti, insomma, che scappano in realtà dopo, hanno insomma del talento, scappano dopo un incidente automobilistico mortale, e iniziano questo viaggio di motel in motel. Tra l'altro, appunto, sfruttando forse una parte della storia dell'infanzia di Willy, che era proprio quella dell'immaginarsi una vita all'interno dei motel. Sono personaggi, ovviamente, che stanno cercando qualcosa che non troveranno mai obiettivamente in un luogo, ma che appunto dovrebbero cercare in se stessi. Questa tematica è qualcosa che probabilmente, come dicevi tu, essendo legata a due cose, musica e libri di Willy, si ritrova sicuramente anche nella sua musica. Quanto, ecco, a parte le storie che narra, della sua musica ritrovate nei suoi libri e viceversa? Io non parlo soltanto, ripeto, di storie, ma anche di sensazioni, sfumature, emozioni. Guarda, un po' lo accennavamo anche prima, sono pienamente compenetrate la musica e la scrittura di Willy. Penso che non si possa immaginare l'una senza l'altra. E un po' perché appunto tanti degli stessi protagonisti dei suoi romanzi tornano nelle canzoni, e le storie che vengono raccontate sono anche accennate nelle canzoni, almeno di quello che era il suo gruppo, i Richmond Fontaine. Ma soprattutto c'è uno sguardo sul mondo, una sensibilità che accomuna la musica e la scrittura di Willy. Innanzitutto un'attenzione a quei paesaggi più desolati, ma non desolanti, della provincia americana, là dove appunto si trova la gente comune che
stenta a vivere giorno dopo giorno, magari è non solo a realizzare i propri sogni, ma anche a capire quali sono i propri sogni, cos'è che desiderano dalla vita. E è il caso dei due fratelli protagonisti di Mother Life. Parlavate prima di Rino, per esempio, della città, appunto, nell'immaginario, la città delle slot machine e dei soldi che circolano. E nelle canzoni e nella scrittura di Willy Blautin, tutto questo non c'è. C'è il, come dire, il dietro le quinte di questa scena. Non a caso questa vita da motel che a noi sta tanto a cuore è una vita molto emblematica, perché anche rispetto alla città in cui è ambientato il romanzo, perché questa è una città in cui i motel erano sorti in quantità spropositata per ospitare turisti, avventori che dovevano appunto giocare nei casinò e quindi rendere sempre più ricca la città. Pian piano invece questa città non si è arricchita, si è svuotata di tutto il turismo, di tutte le affluenze esterne. Questi motel sono diventati luogo in cui andavano a vivere anche per mesi persone in difficoltà, famiglie senza reddito, gli stessi protagonisti di Mother Life, i due fratelli, prima ancora di entrare nel romanzo, diciamo, hanno un'infanzia che hanno trascorso sempre sbattuti dalla mamma tra un motel e l'altro. Quindi il motel a quel punto è un po' un simbolo di una deriva esistenziale, di non avere quel posto da chiamare casa, ecco. E tutto questo però viene narrato con un'estrema dolcezza, compassione, anche se e anche leggerezza, non sono romanzi melensi, da Willy. E questa stessa sensibilità c'è appunto anche nelle sue, questa stessa dolcezza c'è anche nelle sue canzoni. Molto simile anche alla vicenda raccontata in Io sarò qualcuno, che si racconta di questo ragazzo che sogna di adottato da una famiglia, vivono in campagna, hanno pecore e lui li alleva, ma sogna di diventare pugile e pugile messicano, perché i messicani per lui sono i migliori. Quindi sogna qualcosa, come dicevi anche tu prima Stefano, qualcosa di completamente diverso da quello che lui è e che può anche diventare fondamentalmente. E si mette in viaggio per dimostrare non solo questo io sarò qualcuno che poi appare nel titolo, no? Non solo di dimostrare di poter valere, ma di sogno di dimostrare che lui merita di essere amato, apprezzato dalle persone che già gli vogliono bene. Così questa tenerezza che ispira il personaggio è un po' la tenerezza che ispira anche molte delle canzoni. Tu prima parlavi di country, in realtà negli anni 90, insomma, quando uscirono le Richmond Fontaine, il filone in cui furono inseriti giustamente era il cosiddetto alt country, e quell'alt non sarà granché come definizione, però dice molto, cioè non era il country edulcorato tradizionale di Nashville, ma era figlio del punk, di pulsioni anche politiche molto forti, antagoniste. In America c'è una larga scheda di appassionati di musica che considera il country puro, quello derivante più dal folk che dal mainstream, un genere assolutamente punk come approccio, come attitudine, fin dagli outsider, dai cantatori outsider degli anni 70. E questo essere alt, cioè alternativo al mainstream, crediamo che Willy lo porti avanti anche da scrittore. Io sfido chiunque a trovare qualche tecnica di scrittura creativa nei libri di Blautin. Cioè, sembrano libri scritti da uno che sta nella porta accanto, che non usa appunto tecniche di scrittura creativa che rendono sicuramente tecnicamente perfetto il romanzo, ma lo deprivano di un'anima, però lo fa con una profondità di sguardo, con una profondità anche di sentimenti, che è quello che secondo me lo rende assolutamente speciale. Non so se esiste una definizione letteraria che possa comprendere il prefisso alt, ma secondo me sarebbe adatto. Assolutamente sì.
mi parlavate dei personaggi, dei loro sogni. Ecco, il sogno ovviamente nella cultura americana ha uno spazio sicuramente trasversale e molto preponderante. Insomma, se pensiamo al sogno americano nel cinema, spesso narrato anche a tinte più o meno fosche nella musica anche contemporanea. Ecco, i personaggi che narra Vlautin non appartengono all'upper class, bene o male è difficile che arrivino a coronare il loro sogno americano, magari coronano altre realtà. Secondo voi, all'interno dei suoi libri, ma comunque sia in generale in tutti gli autori che vi presentate, questo sogno americano che fine ha fatto? Il sogno americano non c'è mai stato, un'illusione venduta come merce negli Stati Uniti. È pura utopia pensare che tutti abbiano accesso al sogno americano. Se poi il sogno americano è vincere la lotteria o svoltare con qualche colpo di fortuna, con qualche misero talento che uno può avere, può riuscire a far fruttare, va bene, però sembra un po' riduttivo, no? Cioè, il sogno americano come utopia è benessere per tutti, non benessere per pochi, soltanto per quelli che ce la fanno o che hanno accesso alle possibilità di realizzare il proprio sogno. Cioè, non è una bella macchina in garage, insomma, è un po' poco. Io personalmente sono molto legato ai personaggi di The Free, che nell'ordine è il quarto romanzo, anche se non l'abbiamo pubblicato dopo Io sono qualcuno, in realtà veniva prima. E in particolare al personaggio di Freddy, che non so, potremmo definirlo un povero Cristo, che si è separato da moglie e figlie, che si ritrova sul lastrico, costretto a fare due lavori, anzi, se ne procura anche un terzo illecito, perché è finito sul lastrico, non perché sia un cattivo lavoratore, uno che tutte le mattine si sveglia per andare al lavoro, quasi tutti noi, ma perché ha dovuto sostenere le cure mediche per una delle sue due figlie affetta da problemi di deambulazione. A noi lettori italiani sembra così incredibile, così fuori dal mondo, impossibile, che in America non ci si possa curare gratuitamente, che ogni volta che leggiamo storie che riguardano questo aspetto della struttura sociale, democratica americana, ci sale l'indignazione, no? E quindi si parteggia subito per un personaggio come Freddy, che la mattina si sveglia e rimette in fila da tutti i conti che sa che non riuscirà mai a saldare con il suo lavoro da banconista di un negozio di vernici. Crediamo che i veri eroi americani siano quelli, cioè quelli che fanno andare avanti il mondo, ma assolutamente nell'ombra, senza nessuna gloria, con una fatica quotidiana, ma anche con grande dignità, con grande decoro. Lo stesso vale per l'infermiera, un altro dei personaggi chiave di The Free, che Willy ha definito in intervista l'epitome, come dire, dei santi quotidiani. I santi che tutti noi abbiamo a fianco e che speriamo di incontrare, sono quelli che veramente ci proteggono la vita. Poi, insomma, diceva questo ben prima della pandemia, no? Adesso gli infermieri sono diventati dei santi veramente per tutti, però chiunque si prenda cura di te, anche non solo nella malattia, ma anche nella vita quotidiana, è una figura di un santo laico. Assolutamente sì, beh, diciamo che tu ci narravi appunto di questi personaggi che sono degli eroi contemporanei, senza, diciamo, chiamiamoli degli eroi tragici, insomma, alla maniera dei greci.
in realtà è anche quello che ti fa un po' amare la musica e i personaggi che ci narrano anche gente come Neil Young, come Bruce Springsteen, che in realtà non vanno a colpire, a scovare eroi nel senso marveliano del termine, ma ovviamente persone che ogni giorno sbarcano in un aereo. Lui, tra l'altro, parlo di Bruce Springsteen, giusto per una breve digressione, ne parla anche ironicamente, dicendo che è strano che lui, proprio una persona che non ha mai lavorato, diciamo, in una fabbrica in vita sua, abbia narrato sempre storie di persone legate alla fabbrica, alla downtown, insomma, a eroi, a gente che si... tra virgolette sbatte per arrivare anche a fine mese. In quello che tu mi hai parlato degli ultimi dei personaggi di The Free, ecco, ho rintracciato, forse anche perché uno dei tre personaggi è appunto un reduce americano, rintraccio anche alcuni temi cari invece a Daryl Ponickson, che è un altro degli autori che voi editate, che pubblicate, e che sicuramente ha anche lui racconta delle storie interessanti, ha una storia egli stesso interessante, legata ovviamente a un passato fatto di vari lavori prima di approdare a quello che è poi il suo lavoro attuale, che è quello dello scrittore. Ci raccontate un po' lui e soprattutto i personaggi, ecco, questa vicinanza è tanta, la riconoscete, perché me lo diceva anche Michela, riconoscete questa personaggia che lega un po', questa vicinanza che lega un po' i personaggi dei vari autori che voi pubblicate. Io, per esempio, uno dei libri che due libri che voi avete pubblicato già di Daryl mi ha colpito, sicuramente L'ultima corvée, un po' perché ho visto, mi era capitato di vedere il film, e un po' perché sicuramente narra un po', insomma, una storia particolare, insomma, c'è Jack Nicholson nei personaggi del film, che sicuramente contribuisce a rendere il film e la storia molto più interessante, ma in realtà è proprio la narrazione di questi due soldati che dovrebbero effettivamente svolgere questa corvée, questo compito a cui sono stati assegnati. Sono personaggi che onestamente senza questo compito sarebbero stati probabilmente degli sconosciuti, che invece si mettono dalla parte del mettono essi stessi degli eroi e cercano di in realtà aiutare il ragazzo che devono accompagnare tendenzialmente alla prigione, insomma, a conoscere un po' il mondo in questi giorni che gli rimangono da vivere come libero, insomma. No, preferisco che ne parli Gianluca dell'ultima corvée, perché poi voglio raccontare che fine fanno da vecchietti i tre protagonisti del romanzo. Allora, ne siamo curiosi, sentiamo un po'. Noi, tra l'altro, abbiamo pubblicato prima L'ultima bandiera, come siamo arrivati all'ultima bandiera, in cui Ponickson fa rincontrare gli stessi tre protagonisti dell'ultima corvée circa 35 anni dopo. Francamente, noi che avevamo visto L'ultima corvée, il film di Al Ashby tanti anni fa, l'abbiamo visto, eccetera, non sapevamo che fosse stato tratto da un romanzo. Visto che poi Daryl Ponickson ha lavorato anche a Hollywood, ha scritto sceneggiature, insomma, ha lavorato nel cinema, pensavamo che, insomma, il film fosse stato scritto lì dentro, no? Negli studios, anche se Al Ashby era un esponente della contro Hollywood all'inizio degli anni 70. Invece proprio fu tratto da questo romanzo del 1970, il film poi del 73. Nel passaggio dal libro al film Mille vicissitudini, tant'è vero che il film uscì nel 1973, nella stessa settimana in cui uscì un altro film tratto da un altro romanzo di Daryl Ponickson, che si chiama Cinderella Liberty. Un film con James Caan, che tra l'altro ha per protagonista un marinaio, anche quello, uscirono proprio a una settimana di distanza l'uno dall'altra, cosa piuttosto assurda. L'ultima corvée è del 1970, in piena guerra del Vietnam, pieno fiorire della controcultura, anche se non c'è nulla di hippie o di sessantottino, di post sessantottino nella storia. Però c'è una voce svegliata, irriverente, che non ha più peli sulla lingua, non ha più paura di dire che il presidente è un truffatore, il presidente con la maiuscola, che poi torna anche nell'ultima bandiera, ovviamente il presidente è diverso,
perché lì siamo negli anni 2000, l'ultima bandiera non viene mai nominato Bush, viene chiamato soltanto l'inquilino. Sapete che in America i presidenti sono gli inquilini della Casa Bianca, cioè quelli che momentaneamente occupano l'immobile. Sì, poi ovviamente leggendo il romanzo, dopo aver visto il film, non puoi non pensare a Jack Nicholson, non puoi non sentire la sua voce, forse pure del doppiatore italiano quando senti parlare Badass, che abbiamo mantenuto in originale, invece nel film italiano era stato tradotto anche malamente, ma parliamo appunto di insomma, quasi 50 anni fa, quindi ci poteva stare, no? E avere davanti la faccia di Jack Nicholson, ma anche di Randy Quaid, che è perfetto poi nella parte del ragazzo problematico, cleptomane. Tra l'altro Randy Quaid, oltre ad essere il fratello di Dennis, forse meno famoso, anzi sicuramente meno famoso, questa è una curiosità, in questi giorni è in fuga oltre il confine verso il Canada, inseguito dal fisco americano, insomma, è andato un po' fuori di testa. Corsi e ricorsi. Corsi e ricorsi, sì. Forse, cioè, molto tenero il personaggio di Randy Quaid nell'ultima bandiera, scusate, nell'ultima corvée. Nell'ultima bandiera è impersonato invece da la memoria va e viene, da Steve Carell, che è uno che viene dal Saturday Night Live, che magari uno ha sempre associato agli sketch comici, invece ha questa maschera molto candida, molto dolente, forse è ancora più adeguato alla parte di quanto non fosse Randy Quaid al tempo. E insomma, L'ultima bandiera è un film, dicevo, L'ultima corvée, un libro irriverente, spudoratamente antimilitarista, come era necessario esserlo in quei giorni in cui infuriava la guerra del Vietnam, anche se loro, nessuno dei tre marinai, ha mai sparato un colpo nella propria vita. Il personaggio di Jack Nicholson, Badass, faceva il segnalatore di bordo, cioè quelli che alzano le bandierine, che parlano per segnali navali. Mule si faceva l'artigliere, ma insomma, non ha mai sparato un colpo in vita sua, tantomeno poi il ragazzo problematico che ruba in una cassetta dello spaccio pochi dollari e viene condannato a 12 anni di prigione, una pena assolutamente sproporzionata per il tipo di reato. Anche in quello c'è una forte critica contro, in quel caso, contro le strutture militari americane. E la critica, sia nell'ultima corvée che nell'ultima bandiera, è contro la stupidità della guerra, ma che insomma, è una cosa talmente banale che non c'è nemmeno bisogno di rimarcarla, ma anche contro la stupidità del potere. È anche una certa sproporzione, credo, appunto, tra i destini di chi non ha avuto la fortuna di crescere magari nell'upper class e i personaggi che invece vengono poi narrati, una cosa che assolutamente, come dicevamo prima, è una linea che conduce tra uno degli autori e l'altro delle vostre edizioni e della vostra casa editrice. Sicuramente la cosa interessante è appunto questo, sempre il tema dell'eroe tragico, cosa che forse, ecco, se andiamo a vedere, si mantiene sicuramente la sproporzione della sentenza, che in realtà non è una sentenza, all'interno del romanzo di Melissa Ann Peterson, che i ragazzi di cosa ha scritto, perché se vogliamo non sempre le sentenze sono pronunciate da un giudice, ma a volte è proprio la vita che ti infligge una sentenza e ti manda, ovviamente, che può essere di anni, insomma, di vagabondare, o piuttosto anche la morte, come succede appunto ad alcuni dei personaggi del libro. Però ovviamente anche qui si narra di persone, di
personaggi che non, dalla vita non hanno ricevuto la fortuna di nascere in una famiglia agiata o comunque sia fortunata, e che quindi ritrovano magari in un contesto particolare la loro vera forza, come in questo caso, appunto, in questo romanzo, che sicuramente ha una storia piuttosto dura, ecco, rispetto magari ai romanzi che abbiamo analizzato fino adesso, e ha anche una conclusione forse più scabrosa, insomma, più difficile da far propria, da accettare. Nei ragazzi di Cota Scritta, insomma, non c'è una redenzione vera e propria, anzi, i personaggi che diventano una famiglia per tutti quelli che me ne fanno parte, alla fine hanno quasi tutti un destino non proprio semplice, ecco. No, esattamente. Guarda, il romanzo di Melissa, in particolare questo, cioè il romanzo I ragazzi di Cota Scritta, è speculare a quelli di Willy Laupin. Ed è veramente, sono come due colonne di una stessa narrazione, una stessa storia, anche molto diverse tra loro e che, come dire, servono a completarla, questa costruzione. Innanzitutto dal punto di vista dei personaggi. Faccio un piccolo esempio. In uno dei romanzi di Laupin, Mr. Reese, l'anziano, un personaggio anziano, incontra due ragazzini vagabondi. Che vivono con un po' pancabeste, diciamo, anche se, ecco, che vivono in mezzo alla strada col cane, gli chiedono un passaggio. Tra l'altro, tornano anche in The Free, questi stessi due ragazzini, sempre un po' di in maniera non esplicita, ma insomma, in queste narrazioni di vita ordinarie di Plautin, ogni tanto fa apparizione il peggio del peggio rispetto anche a quello che già stiamo leggendo nel romanzo. E viene visto con lo sguardo appunto di persone che conducono una vita normale per quanto faticosa, e quindi non con distacco ma con compassione, però anche non entrando pienamente in quella vita più estrema. E Melissa cosa fa? Come con i ragazzi di Cota Scritta? Va a pescare proprio in quel mondo lì, in cui i ragazzi non hanno casa, vivono in 10 in uno stesso appartamento senza acqua, senza corrente, in cui la droga è l'unica fonte di sostegno, in cui non solo è impossibile capire quali sono i propri sogni, ma è proprio impossibile sognare, in cui non c'è speranza, non c'è assistenza, esisti soltanto tu e la tua sopravvivenza. E quindi in questo senso sono speculari, no? Si richiamano un po' per questi personaggi. E anche come scrittura, perché in questo caso Melissa Peterson porta alle estreme conseguenze la scrittura di Laupin, che invece è piana e narrativa. Lei invece è molto più frammentaria. Come sono frammentarie le vite dei ragazzi di cui racconta? E un po' schizofreniche, un po' che saltano appunto da un tipo di esperienza all'altra. Così anche la sua scrittura. È una scrittura che non è affatto lineare, ti trascina seguendo le emozioni della protagonista, perché è una narrazione in prima persona, anche se abbastanza anomala, perché le narrazioni in prima persona non pieristiche, diciamo, è un po' non piace. Forse anche un po' mutuata dalle sue esperienze di vita, insomma. Sì, esattamente. Però sono trasformate. Forse il romanzo più autobiografico come sfondo. Sì. Però tutto questo viene trasformato anche dalla scrittura, perché è una scrittura bruciante, incalzante, che segue appunto gli stati d'animo sempre più inquieti della protagonista e delle persone che le sono accanto, e che diventa una sorta di fiume in piena, che ti tracima dalla prima all'ultima pagina, è una storia, siccome detto, di devastazione, e in quel punto non ci sono barlumi di speranza, ecco, in fondo al fiume. Ecco, siamo quasi giunti al termine, ovviamente ci sarebbe ancora tantissimo da parlare, perché a parte i tre autori di cui abbiamo parlato fino adesso, ci sarebbe per esempio Nelson George, che ovviamente è uno dei vostri autori, per cui state pubblicando anche un libro, ne avete già pubblicato uno se non sbaglio, ricordatemi un attimo il titolo. Anche morte.
Perfetto, e ne sta per uscire anche un secondo, se non erro, ed è una di quelle figure ovviamente molto impegnata nel sociale. Anche lui è un giornalista, scrittore, un critico musicale, ovviamente visto la sua estrazione, insomma, visto i suoi natali, anche molto impegnata sotto per quanto riguarda la cultura afro, e quindi per quanto riguarda anche la lotta di genere, di classe. E qui questo sicuramente si inserisce, è uno di quegli autori che si inserisce sicuramente molto bene nell'attualità, perché ovviamente sappiamo tutti quanti, tutti siamo a conoscenza di quello che sta succedendo negli Stati Uniti con questa profonda, questa battaglia che ormai si va avanti da secoli, ma che negli ultimi periodi si è fatta un po' più aspra, proprio all'insegna del I can breathe, insomma, di queste vessazioni continue anche nei confronti della cultura afroamericana. Su Nelson George due parole, ecco, per definire la sua scrittura. Io so appunto che i due libri che pubblicate fanno parte di una serie legata a The Hunter, che è questo personaggio nero, anche lui un anti-eroe che poi finisce per essere un eroe, insomma. Sì, non tanto nel cuore più buio, ma in Funk è morta e lei, praticamente sono tutti neri, cioè neri, ma anche i coreani, i coreatavano, vengono considerati nigger in America, comunque minoranze etniche, poi ci sono i narco corridos, nel cuore più buio c'è anche qualche bianco, non a caso i bianchi poi rappresentano i corridori del potere. Viene evocato molto spesso il 45esimo presidente degli Stati Uniti, il che renderà la nostra pubblicazione datata e postuma, perché noi usciamo alla fine di novembre. Quando speriamo che ce ne sia un altro, io almeno lo spero, non so voi, ma penso di sì. Sarà certamente cambiato, però questo libro, che si chiama Il cuore più buio, resterà come una testimonianza di una delle stagioni più, come dire, meste, oscure, veramente della è mimetica rispetto al periodo che stiamo vivendo, mettiamola così. Alle volte c'è sempre questa mimesi fra letteratura e politica e attualità, insomma, in questo caso possiamo tranquillamente dire che stiamo vivendo leggendo Nelson George c'è ovviamente una contemporaneità di situazioni, di varie cose. Ecco, poi mentre Ponixan, con molta ironia, non fa mai pronunciare il nome del presidente in L'ultima bandiera, Nelson George, che si diventa questa persona però nella narrazione, Trump lo nomina senza ritegno, con accuse anche circostanziate, perché poi tira fuori dei fatti che noi forse non sappiamo, perché insomma non sempre i giornali e i telegiornali ci raccontano poi indietro le quinte. Questa gente a scavare dietro, a scavare negli affari milionari, multimilionari, di questi tycoon che sono dei personaggi televisivi e il giorno dopo sono presidenti della Repubblica, cioè del Presidente degli Stati Uniti. È veramente, cioè, come se domani Briatore diventasse Presidente della Repubblica. Noi l'abbiamo avuto in realtà. però non è che abbiamo avuti né noi né gli americani per un colpo di Stato, questa è gente eletta dagli elettori, cioè, e quindi certo, bisogna farsi qualche domanda, interrogarsi un po' su come possano verificarsi queste derive democratiche, ma questo è il nostro punto di vista, ovviamente, il punto di vista certo, anche di oggi, poi altri avranno, sappiamo che c'è gente che gira con la mascherina, lo scritto vota Trump, quindi c'è gente che la pensa il massimo. Se è arrivato fin lì, qualcuno deve averlo votato, come si dice sempre. Sono anche in tanti. Va bene, io, Michela Gianluca, intanto inizio a ringraziarvi e a salutarvi. Spero di avere una seconda opportunità con voi, perché, ripeto, veramente ci sono tanti temi e tanti altri autori che voi pubblicate, state pubblicando, e mi sento molto omogeneo e molto attirato dalle vostre pubblicazioni, non soltanto per la narrativa, che è bellissima, interessante, e narra dei personaggi affascinanti, perché non eroici in senso stretto, ma insomma molto variopinti, molto sfumati, ma anche per le vostre per le vostre pubblicazioni di saggistica musicale, che magari vedremo in un secondo momento.
Vi ringrazio particolarmente. Allora, mi raccomando, leggete i libri della Jimenez. Grazie Michela, grazie Gianluca. Grazie a te. Stefano. Ciao. A presto.